Ciao a tutti amici, oggi è domenica, io dovrei essere al lavoro, ma forse come sentite dalla mia voce sono a casa, in malattia perché in questi 2 giorni ho avuto un'influenza bruttissima, con febbre, dolori ovunque, raffreddore fortissimo, ero veramente, veramente a terra. Perché qui sì, siamo ancora in settembre, però siamo passati da un caldo tipo 30 gradi a una temperatura bassissima, veramente da giacca invernale la mattina presto, e sono scoppiati tantissimi raffreddori e tantissime influenze, e naturalmente io sono stata una delle prime a prenderla. Penso anche perché è un periodo molto stancante per me, sono molto stressata per il lavoro nuovo e tutte le altre cose di cui vi ho parlato nei vlog precedenti, e si sa che quando si è sotto stress si viene attaccati molto più facilmente dalle malattie, dall'influenza, dai raffreddori, anche perché in questo modo, quando il corpo si ammala, poi si ha la possibilità di riposarsi. Io penso proprio che sia così, queste malattie vengono quando ci vuole uno stop e noi non possiamo prendercelo, allora il corpo si ammala, così siamo costretti a dormire, stare a letto e riposarci, come è successo a me. Allora, qui sto guardando nella mia scatola dei filati. Ho dei filati che veramente non ricordavo di avere preso, tipo questo, Armonia, molto bello, guardate, con il lurex. Questo mi sa che l'avevo preso l'anno scorso per fare un cappello e poi non l'ho fatto. Avevo messo la foto su Instagram del mio giro che ho fatto l'altro giorno prima di ammalarmi in merceria, perché ho visto che sono arrivati i filati invernali e vi avevo fatto vedere tutta la bellezza di colori di lane che sono arrivate. E naturalmente ero tentata di comprarne qualche gomitolo, ma poi non ho preso niente perché comunque costavano parecchio, e poi perché ho ancora tanti filati da smaltire, tipo questi qui, guardate che belli, questi tutti sfumati, questo che vi ho fatto vedere prima. E poi questo, guardate che bello questo, con queste sfumature che vanno dal giallo al fucsia, forse non si vede, è un rosso fucsia di questa marca. Con questo oggi voglio provare a fare una mattonella tipo Granny Square, molto grande, perché voglio fare, poi farne tante, cucirle insieme e provare a fare un poncio. E se mi verrà bene farò un tutorial per il canale. Vedete, guardate che bei colori. Anche questa l'avevo presa l'anno scorso, ma poi non l'ho usata. Poi ho tutti questi gomitolini che vengono regalati magari così sui giornali. Ho questo che è anche questo, è uno sfumato, è sempre un di questa marca Valvadia, però è un lavoro che avevo fatto e poi disfatto. Ho ancora dei rimasugli di questa lana sfumata in azzurro e grigio che avevo, con cui ho fatto un cardigan su commissione. Ho questo con cui avevo fatto il cappello Granny che c'è sul canale.
Sì, insomma, qua ce ne sono tantissimi. Questa è la mia scatola. È incasinatissima perché ovviamente, come tutta la mia vita in questo ultimo anno, è stata precaria. Una vita negli scatoloni e se tutto andrà bene e riuscirò a trasferirmi per un periodo nell'appartamento in città. Se il lavoro andrà bene, se questo andrà bene, se tutto andrà bene, perché qui non si sa mai, riuscirò finalmente a sistemare un po' le cose. Ecco, guardate, anche questo è praticamente nuovo, perché veramente sono stufa di stare così con la vita negli scatoloni. Questa è una matassa. Questo è un filato bellissimo, stupendo, ed è quello con cui ho fatto la mantellina chic, che è uno dei primi video che ho caricato sul canale e che è stato apprezzato tantissimo. Mantellina che io poi ho tenuto per me e uso sempre. Anzi, chissà dov'è finita, sarà finita naturalmente in uno dei famosi scatoloni di cui parlavamo poc'anzi. E questo è veramente un filato bellissimo, bellissimo, morbidissimo, facilissimo da lavorare, acquistato sul sito della Tessiland. Poi qui ho anche qui cosa c'è? Ah, qui c'è un guanto, ecco, è una mano, uno di quei guanti senza dita, ecco, vedete, una manopola che avevo fatto. Volevo tra l'altro fare anche il tutorial, forse lo farò adesso per l'inverno. Ne avevo fatto realizzata solo una, poi l'altra non l'ho fatta, non so perché. E qui ci sono i ferri circolari che avevo acquistato alla Lidl qualche tempo fa. E che ho usato pochissimo in realtà, anche perché poi il mio tempo è diminuito, il mio tempo per lavorare all'uncinetto ai ferri è diminuito e quindi sono ancora qui. Poi bene, adesso io, visto che non sto bene, sono costretta in casa, approfitterò per provare a fare questa mattonella. E poi vediamo se riuscirò a fare anche un tutorial per voi. Per questo piccolo vlog della domenica è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Buona settimana e un bacione a tutti. Ciao!